Avanti un altro! Scusi, ma siamo in paradiso. Paradiso è una parola grossa per lei, mio caro. È appena stato promosso e inizia già a fare discussioni a non finire. Ma quali discussioni, io? Vede? Tendenza a discutere con tutto e tutti. Io? Stiamo parlando io e lei. In ogni modo, lei chi è e dove ci troviamo? Questa sua attitudine alla discussione l'ha rovinata in vita sua. A me? Certo. Guardi qua. Allora, ti vuoi decidere a darmi una risposta? Oh, è incoraggiante il fatto che tu mi chieda una risposta, eh? Certo, è da 8 giorni che non mi parli. Scusami, cara, non volevo interromperti. Cara, ho fatto un incidente, ho distrutto la macchina! Ma niente, cara, c'è di peggio. Ma come c'è di peggio? Ma come fai a essere così passivo davanti alle mie tragedie? Ma niente, cara, c'è di peggio, ti dico. Ma mi hanno quasi ammazzato e tu non fai niente! Ma c'è di peggio! Basta, non lo sopporto più questo tuo atteggiamento passivo. Me ne vado, torno da mia madre. Troppo tardi, tua mamma ha lasciato tuo padre e il peggio è che è venuta qua. Sì, è proprio come dice lei, cara signora. Il tempo in questa stagione è buono per la frutta dura, le mele o le pere? Già, questi giovani senza valori che si fanno le pere. Poca acqua, il sole mite e l'alberello va su da solo. Ma si usa ancora farsi le pere? Perché non è che ne parlano più di canne adesso. Ma no, niente canne, l'alberello sta su da solo per i fatti suoi. È vero, ognuno per i fatti suoi, per i fatti loro. Non c'è più il concetto di famiglia come l'avevamo noi una volta. Ma sì, una famiglia ci campa bene con le mele e le pere. Sì, questo è il problema principale, proprio come dice lei. E può anche andarsene in vacanza tranquillo. Ecco, le vacanze, vede? Sono stato in un bel alberghetto di montagna quest'estate e la stanza costava 50 euro. Poi ci sono tornato quest'inverno e la stanza costava 70 euro e non mi spiego questo aumento. Semplice, caro signore, l'inverno la notte è più lunga e costa di più. Adesso è convinto? Mica tanto. E poi ci sono altri esempi, sempre più deliranti. Secondo me quella sedia lì va spostata. Anche secondo me è da spostare. È facile a dirlo quando l'hanno già detto gli altri, eh? Se per questo sono anni che lo dico e nessuno mi ascolta. Secondo me, da un'approfondita analisi storica e sociologica, quella sedia lì peserà dai 9 ai 10 kg. No. Da un'indagine, il 2% degli intervistati dice che pesa tra i 5 e i 6 kg, il 3% tra i 6 e 7 kg e il 95%, non lo so, non mi interessa, basta che la spostate. Secondo me, per spostarla ci vorrebbe qualcuno che arrivasse lì, delicatamente la prendesse per la spalliera e la mettesse da un'altra parte. No, al punto in cui siamo va spostata assolutamente, in tutte le maniere, anche a calci. A calci, ma questo è profondamente anticostituzionale e antidemocratico. E allora cambiamo la Costituzione. Forse è facile cambiare la Costituzione, ci vorrebbe almeno un referendum. Ehi, e dove si trovano 500.000 firme per spostare una sedia? No. Beh, allora non c'è altra soluzione, dobbiamo fare le elezioni anticipate. Le elezioni anticipate? No, oggi no, sarebbe troppo grave per il paese. Casomai domani. Rimane il problema urgente della sedia da spostare. Su questo sì. Facciamo una commissione. Una commissione di intenti? Così ne possiamo parlare in una bella commissione e vediamo chi può spostare la sedia. Bene, vedi che siamo già d'accordo. Abbiamo una commissione di intenti. Perfetto, ne parleremo. Ne parleremo. Perfetto. Buongiorno. Lei si presenta per il posto di... E veramente mi avete chiamato voi, è per il posto di scrittore di successo. Bene. Allora, mi dica qualcosa di lei. Allora, ho 2 lauree, una in architettura, l'altra in scienze delle costruzioni e poi, per la precisione, ho anche una specializzazione in materiali particolari. No, aspetti, non ci siamo capiti. Mi dica qualcosa del successo. Che rapporto ha lei col successo? Sì, ho avuto una società mia che fatturava circa 5 milioni di euro
E poi ho diretto anche una multinazionale. No, 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 non ci siamo ancora. È successo quello vero, quello televisivo. Gossip, ecco. Gossip, in che senso, scusi? Che so, lei è mai stato a cena con una VIP? Beh, in un certo senso, dato che pagavo io, diciamo che la VIP è stata a cena con me. Bene, l'hanno beccata? No, veramente no. Perché, scusi, cioè, non ha chiamato il fotografo quando è andato a cena con la VIP? Che fotografo? Tipo fotografo di matrimoni? Ma no, un fotografo, un paparazzo, che poi venda le foto ai giornali, se no... Di una cena? Sì, ma cioè, se no, a cena con la VIP, mi spiega cosa ci va a fare se non chiama il fotografo? Questo me lo sono chiesto anch'io. Vabbè, comunque, andiamo avanti. Non so, qualche altra esperienza, tipo casa, isola, fattoria... Ah sì, la casa, effettivamente per scrivere questo romanzo, l'ultimo, sono rimasto a casa almeno 6 mesi. Bene, perfetto. Il televoto come andava? Positivo? Quale televoto? Ah, il televoto della casa del Grande Fratello. Ma no, io sono stato chiuso in casa mia, mica in quella di mio fratello. Ma no, la casa di suo fratello, la casa del Grande Fratello. Quella dove si discute, dove si litiga, dove si decide chi tromba chi, insomma, quella lì. Mai sentita. No, vabbè, ho capito, neanche questa esperienza va bene. Veramente, io il romanzo l'avrei scritto. Ma non è importante scrivere. Scrivere bene è importante. Ma no, prima deve avere un nome, poi qualcosa di popolare, eccetera, eccetera, poi si mette a scrivere, dopo. Che so, in ultima analisi, ha mai ammazzato qualcuno? No, mio Dio, per fortuna no. Male, male, sarebbe stato ugualmente popolare. Poi in galera si sarebbe ravveduto. Un buon curatore d'immagine, qualche serata in discoteca era fatta, vabbè. E meno male che non mi è successo. Beh sì, ma se non è successo, lei non ha successo, Guardi, ho capito, cioè questo non è il posto che fa per me, io non ho le esperienze giuste, è tutto quello che vuole, però peccato perché io ero convinto di aver scritto un bel romanzo. No, vabbè, non si cruci troppo, le belle storie purtroppo ce l'hanno tutti, ma... Senza un'immagine adeguata, senza qualcuno che ti spinge al successo, alla popolarità, le belle storie, ripeto, non interessano a nessuno. Una volta questa si chiamava cultura. Cultura? Che agenzia lavora questa cultura? Ho capito, padre. No, cioè, signore, no, signora, madre, madre natura, signora del tostapane, come devo chiamarla? Sono solo un povero tuttologo, dipendente a tempo indeterminato e con contratto svizzero. Allora, signor tuttologo, ci sarà pure qualcosa di buono che ho fatto? Non siamo qui a discutere su ciò che ha fatto di bene o ciò che ha fatto di male. Siamo qui a valutare un suo ingresso in paradiso o la necessità di intraprendere nuovamente il percorso. Il percorso? Percorso formativo? Simpaticone! Sempre queste battute inopportune. Quanti problemi ha avuto con le donne per questo? Mai saputo di avere problemi con le donne. Sì, va bene, dai, ci penso io, non ti preoccupare. Sì, ci penso io, ciao, ciao, ciao. Sempre la stessa storia. Prego? No, dico il tram, sempre la stessa storia. Ah. Abbiamo il biglietto a minuti e poi ci tocca aspettarlo delle ore. Sì, guarda, ha proprio ragione lei. Poi, oltretutto, uno non vede l'ora di tornare a casa la sera dopo il lavoro, stanco, e invece no, devo star qui ad aspettare delle ore. Guardi, comunque non è il mio caso, eh. Come sarebbe, scusi, non ha voglia di tornare a casa presto da sua moglie? No, 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 assolutamente, anzi, guardi, io per fare 10 minuti di strada ci impiego tutti e 90 i minuti del biglietto. Ma no, non dico che ho sentito che parlavate al telefono tutto fitto fitto, tutti carini. Ma scherza, no, no, io proprio non voglio sentirla. Ma no, dai, ho visto che ha questo telefonino di ultima generazione, modernissimo, e non mi venga a dire che non vuol parlare ma con no, sua moglie. Cioè, guardi, dai, lasci stare, guardi. Ma secondo lei uno spende tutti questi soldi di telefonino per chiamare la moglie che tra l'altro non vuole sentire? No, 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 mi lasci stare, no, no. Ma dai, non dica così, su, per piacere. Ha presente che cosa succede quando uno torna a casa dal lavoro la sera? Lavoro e sono pur sempre una donna. Ecco, appunto. Uno torna a casa e viene guardato come se fosse colto in flagranza di reato. C'è anche una partita in televisione a cui uno è interessato e invece no, bisogna andare a fare la spesa. Senta, scusi, ma per voi uomini c'è sempre una partita in televisione? Sì, ho capito, da vedere, ma che cosa ci può essere di così importante da comprare al mercoledì sera che non puoi aspettare? Ma può capitare, no? I fagiolini.
Vede? Ok, allora per quieto vivere lasci stare la partita e vai al supermercato a fare la spesa. Torna a casa, magari ha speso 500 euro di cremine, shampoo, balsami, dopo creme, dopo sole, tutte queste cose qui. Poi, disgraziatamente, che cosa può essersi dimenticato? Fagiolini. Esatto, i fagiolini. E allora viene crocifisso come se fosse questa no, cosa. No, ma siete sempre tutti uguali voi altri uomini, sempre pronti a saltare addosso. Uguali a sempre... cosa? Scusi. Ma sì, ma tutti uguali, ma lasci tutti perdere. Uguali, lei capisce uno che lavora 10 ore al giorno. Sta arrivando il mio tram. Ah, sì, perfetto, grazie. Arrivederla domani. Cara, ma tu mi ami per i miei soldi? Caro, cosa dici? Io amo i tuoi soldi. Tu sei solo un effetto collaterale. Cara, una nuova collega in ufficio fa la cartomante. Ah, carina? Non c'entra con quello che ti devo dire. È single? Cara, ti ho detto che non c'entra con quello che ti devo allora dire. Allora è sposata? Insomma, vuoi stare ad ascoltarmi? Dimmi. Mi ha fatto le carte e nella mia vita ha visto due figli. Caro, ma noi abbiamo quattro figli. Appunto, di chi sono gli altri due? Caro, mi hanno rubato la carta di credito. Fa niente, cara, ma tu stai bene? Sì, ma la carta di credito. Fa niente. Il resto dei documenti? No, quelli li tenevo separati. Fa niente, carta. Meglio così, dai. Sì, ma come facciamo per la mia carta? Andiamo a fare la denuncia? Ma no, cara, tanto il ladro non può spendere più di te. Buongiorno, lei si presenta per il posto di? Conoscitore dell'universo femminile. Oh, perfetto, quindi lei è uno che conosce le donne. In realtà sarei laureato in psicologia, legata alla condizione di disagio psicologico della donna, e in sociologia di indirizzo antropologico, nel ramo delle problematiche legate alla condizione della donna nella subcultura del mondo occidentale post-femminismo. No, perfetto, non conta niente. Esperienze? Ma io lavoro in centri di recupero per donne svantaggiate. No, intendevo esperienze dirette, gossip. Ma non si può parlare male, tra l'altro, di persone che stanno vivendo un disagio. No, allora, non mi sono spiegato, esperienze dirette. Non so, tipo, lei ha mai lavorato per una parrucchiera? Non ne ho avuto modo, studiavo. Almeno spettegolava con le vicine su come sono vestite le donne, eccetera, eccetera? Nella moda non sono molto ferrato, non è il mio campo. Ma nemmeno le donne lo sono. Però, voglio dire, ognuno parla male delle altre. Vabbè, veniamo alla rassegna stampa, almeno lì ha conoscenze? Qui sì. Ho collaborato con alcune testate giornalistiche. Ho scritto una serie di articoli per La Voce della Filosofia Moderna. E ho una mia rubrica su sociologia attuale e ho pubblicato 4 libri per varie collane sempre sul tema del disagio. Ma no, intendevo. Giornali scandalistici. Lei li legge? Si informa sui VIP? Chi tromba con chi? In quale settimana? Veramente non sarei molto interessato a questi argomenti. Lasciamo stare. Passiamo al suo stato. Lei attualmente è fidanzato almeno? Sì, con una bella ragazza da circa un anno. Mi scusi? Sì, 10 mesi per la verità, circa un anno. Aspetti, lei si presenta qui come conoscitore del mondo femminile e non è nemmeno omosessuale? No. Allora, non mi faccia perdere tempo, ma non lo sa che un uomo non potrà mai capirle le donne? Tutto sommato, direi che non posso mandarla su. Ma come? Per un paio di battute? Deve tornare sulla terra e ricominciare. Ma no, come ricominciare? Cosa vuol dire? Metta a frutto quello che ha visto qui. Non voti più come nel 94. No, il 94 era un errore. No! Buongiorno, lei sarebbe? Sono qua per il posto di tronista. Ah, bene. Allora, mi spieghi un po' le sue qualità. Che conoscenze ha? Ah, io conosco a menadito il programma. Il programma di Maria De Filippi? Uomini e donne? No, non quello lì, quel programma lì. X Factor? Amici? Grande Fratello? Che caspita di programma conosce? Scusa. No, io intendevo il programma del PDL. Programma del PDL? E secondo lei cosa ce ne facciamo del programma del PDL? Ma non lo so, lo possiamo confrontare col programma del PD o con quello del Movimento 5 Stelle. Poi facciamo un bel pezzo sulle differenze e aiutiamo la gente che deve andare a votare, ecco. Ma scusi, ma secondo lei a chi interessa una cosa del genere? Al massimo al 0,3% della popolazione. Noi qui dobbiamo fare cultura in televisione. Ma io credevo che fosse interessante, ecco. Lasci stare. Sa cantare? Ah, sì. Ho un bellissimo repertorio, tutto da tenore.
Tenore? No, 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 qualcosa di più normale, tipo, che so, Gigi D'Alessio. Gli ho già detto che noi facciamo cultura in televisione. No, quella roba lì, io... no, mi spiace. No, vabbè, recitare, ballare? Oh, sì, 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 sì. Conosco a menadito i balli da sala, il tango, il valzer, la polca, la mazurka, tutte quante quelle cose lì. Sono bravo anche nel jazz moderno e nel jazz classico. E poi me la cavicchio molto bene anche nei latinoamericani, insomma, voglio dire, eh. No, no, vabbè, almeno recitare? Anche, anche, anche. Sono diplomato alla Paolo Grassi di Milano e ho anche fatto il corso di cinematografia alla scuola di Roma, ecco. Vabbè, niente, guarda, mi spiace, ma non va bene, può andare. Ma come no? Scusi, io ci tenevo, con tutte queste credenziali, insomma, pensavo di essere adatto, eh. No, guardi, lei mi è simpatico, le posso spiegare. Questo non è un posto per un ministero, cioè qui si cerca un tronista. Il senso del programma è, io sono bello e non so fare un cazzo.